a tutti, molti di voi ormai li conosco bene e questa è un'occasione particolare, particolarmente importante per l'argomento, perché Alberto D'Abate stasera ci presenterà questo, questo lavoro di Carlo Cassola che apparve mi sembra all'inizio degli anni 80, 82-83. Cassola era del 17, quindi insomma era ancora vivo. E, è un titolo già di per sé con tutti i significati riposti. L'evoluzione disarmista ha un significato comunque sia anche per coloro che non conoscono l'autore e quello che sono i contenuti. Però ecco, il mio piccolo intervento è soltanto per darvi il benvenuto, per rendervi noto che questa libreria sta diventando anche associazione culturale, che quindi a breve avremo anche lo statuto come associazione e che quindi queste manifestazioni avranno anche una routine ben precisa dove tutti si potranno informare, dove ci sarà una newsletter, quindi chiunque potrà associarsi, potrà iscriversi e quindi diventeremo una grande famiglia culturale, io spero almeno in questa, in questo settore qui. E lascio la parola ovviamente a Alberto e a coloro che parleranno di questo libro e dei suoi contenuti. Allora, vabbè, me mi conoscete perché ormai sono di famiglia qua, e così. Comunque, oltre al libro di Cassola, che è stato scritto esattamente nell'83, almeno pubblicato nell'83, e i cui copie sono state regalate dalla vedova, la Pola Cassola ci ha regalato molte copie, che noi stiamo cercando appunto di vendere per trovare fondi per attività non violente, ma in particolare per trasformare un campo che noi abbiamo acquistato, qui Moreno è uno dei comproprietari, oltre 1000 persone, erano 1400 le persone che l'hanno acquistato con una campagna di 1 metro quadro, proprio per impedire l'allargamento della base. Questo siamo riusciti, poi ne parlerò meglio, in questa battaglia, così, e ora c'è l'aeroporto civile dove si arriva anche con pochi soldi, se si prenota presto, proprio nel campo, vicino al campo acquistato da noi, ecco così. Appunto, io parlerò dopo del libro di Cassola, ma ho chiesto, Silvano è uno stretto collaboratore di Cassola, in particolare è stato segretario economo della Lega per il Disarmo Unilaterale, una lega che è stata fondata da Cassola stesso, mi ricordo ancora quando venne a Firenze, al Palazzo dei Congressi, e presentava, ti ricordi quella foto di Daumier che non sono riuscita a ritrovare, dove si vedeva la porta con scritto disarmo e praticamente i due generali di due paesi diversi dice prima lei, no prima lei, e non si decideva a entrare, appunto. Era la foto che faceva vedere Cassola appunto per far vedere che il disarmo non lo vuole nessuno e vogliono sempre che sia l'altro, e allora ci vuole qualcun altro, ecco, è il senso del discorso. È affondato questa Lega per il Disarmo Unilaterale, di cui appunto è stato lui segretario per molti anni, e tesoriere, ecco così, di cui hanno fatto parte Piero Pinna, non violento, che è morto l'altro anno qui di Firenze, padre Ernesto Balducci, così, e anche gli anarchici, in particolare c'era Ugo Mazzucchelli di Carrara, uno dei vecchi anarchici che faceva parte di questa, e poi insomma tanti altri, qui credo che ci sia anche la nostra amica che è arrivata, che faceva parte della Lega, tuttora è tuttora viva, però il nuovo segretario Alfonso Navarra ha dato vita a un gruppo più largo che si chiama, diciamo, i disarmisti esigenti, che sono molto attivi, ne parlerò dopo, proprio per cercare di far eliminare le bombe nucleari, le armi nucleari dal mondo,
attraverso appunto una dichiarazione delle Nazioni Unite che si apre a luglio, e si è già aperta, ci sarà a luglio su questo tema. Questo è uno dei momenti di cui parleremo dopo. Ora, l'avevo chiesto a Silvano di presentare un po' la figura più generale, la vita, storia, dato che lui lo conosce molto meglio di me, di Cassola. E io speravo ci fosse anche un altro libro, ma mi sono dimenticato, un suo libro di critica letteraria, invece quello non l'ho portato. Quindi potrete vedere solo, e se volete acquistare, il libro di Cassola, Disarmo Unilaterale, La rivoluzione disarmista, con una mia riflessione che è una recensione aggiornamento. Il libro è stato scritto nell'83, chiaramente sono passate tante cose, che cosa sono passate e dove stanno andando, questo sarà il mio argomento, ma lui ha l'incompito di far conoscere Cassola meglio, perché come letterato era conosciutissimo, i suoi libri si continuano a pubblicare, sono almeno 100-120 mila copie vendute, i suoi romanzi, i suoi libri di pace praticamente non si conoscono quasi nessuno, e Pola c'ha, gli sono ritornati a casa di Pola, la vedova, e ce n'ha, oltre quei 450 che ha dato a me, ce n'ha ancora 400, quindi stiamo cercando nel centenario della nascita di farlo conoscere in tutta Italia, quindi questo qui ci sono stati incontri diciamo a Bologna, a Milano, a Vicenza, si faranno a Trieste, si faranno a Napoli, stiamo cercando appunto di fare questo tipo di presentazioni eccetera in tutta Italia, proprio anche per far conoscere effettivamente il Cassola pacifista. La parola a Silvano. Io mi presento, non sono un particolare esperto di Cassola, né sul piano della conoscenza umana, nessun altro. Io ho conosciuto Cassola nell'83, quindi Cassola è morto nell'87, potete avere idea che aveva una vita davanti. Diciamo che il mio interesse si è sostanzialmente legato a un lavoro che poi io ho fatto, a parte che mi sono occupato con altri della Lega del Disarmo Unilaterale, dove facevo il tesoriere, ma una Lega che io, come ho precisato in un libretto, in questo saggio che poi è stato pubblicato all'Università di Pisa, che mirava sostanzialmente a evitare che rimanesse del Cassola scrittore un'immagine scissa in qualche modo, che era allora la situazione prevalente, ora non lo so, perché posso dire che già ci sono parecchia critica, insomma, si è orientata nella direzione di riconoscere un percorso unico al Cassola. Del resto poi nel secondo convegno che fu fatto a Firenze, perché un primo convegno, quando allora ero sempre all'interno della LDU, fu fatto a 2 mesi dalla morte di Cassola, se ricordo bene il 4 di aprile a Firenze, e un secondo fu fatto, mi sembra, nell'89, comunque fatto a Firenze, fu un convegno più letterario, dove sostanzialmente intervenne anche il suo vecchio sodale Cancogni, che portò un'esperienza che io sapevo già perché me l'aveva detta, però sostanzialmente un'esperienza molto nuova che riconduceva a questa unicità, cioè un romanzo perduto di Cassola giovanile, si chiamava Gli uomini della Val di Sterza o di Val di Sterza, perché ovviamente questo romanzo è andato perso, questo racconto lungo è andato perso, e Cancogni riportò a questo convegno di cosa consisteva, insomma, il libro, e sostanzialmente quindi la prima scrittura di Cassola è una scrittura di azione, diciamo, ma anche programmatica, perché ipotizzava una società non comunista ma comunque egualitaria, dove sostanzialmente c'era tutta una serie di cose in comune, ma la caratteristica di questa società era il passaggio del potere dalle generazioni, per cui dalle generazioni,
cioè le generazioni vecchie a un certo stadio di età dovevano passare la mano ai giovani, quindi questa sua età poteva anche cambiare, no? E diventare da comunista a liberale o viceversa, a seconda della prevalenza nella generazione. Cioè una specie non di elezione, ma comunque di passaggio. Vabbè. Dico questo per precisare che il mio interesse era legato solo a questo. Ho fatto questo saggio, peraltro nella stessa università dove Sergio Bernardini, che la Sandra Dami che qui conosce bene, aveva già pubblicato un altro saggio su Cassola che comunque andava in questa direzione, anche se riguardava la filosofia del diritto, che per me è una cosa incomprensibile, ma insomma, voglio dire, che lui insegnava all'Università di Siena, per cui sotto questo profilo, però c'era sostanzialmente, e lui richiamava certe cose che io avevo già scritto allora e via discorrendo. Ora io però, prima di proseguire, per dare, poi farò veloce, ma perché qui insomma, in poco tempo è difficile inquadrare, diciamo, gli elementi di questa situazione, io partirei da una poesia di Cassola, perché Cassola, come Cancogni, scrivevano poesie da ragazzi, intendendo da ragazzi la tarda adolescenza. Allora, questa poesia è l'ultimo inedito letterario che fu pubblicato da Nativa, una rivista che io avevo fondato con altri, fu pubblicato nell'85. È ignoto, per ovvie ragioni, perché è come se fosse un inedito di nuovo, perché la rivista Nativa la leggevano tre gatti, come vedete anche noi non è che siamo una folla qui, no? È come se uno qui dicesse una verità, sì, può camminare un po', ma comunque non diventa di pubblico dominio planetario, questo è ovvio, no? Allora, grazie a Giancarlo. Vabbè, grazie a Giancarlo, forse diffonderà. Allora, Nativa è una rivista ovviamente apoversiliese, non so, e quindi non ebbe molta situazione. Poi ovviamente anche questo mio saggio non è che ha avuto quella circolazione, per cui comunque. Allora, la cosa parlava, Cassola aveva fatto uno scritto che era inedito, che ce l'ho dette, e che si intitolava Paura della morte. E all'interno di questo breve scritto che ora io prendo perché è estrapolato qui, c'è questa poesia giovanile. Come immagino la mia morte? Intanto senza sofferenze, il che è già molto. Come scrissi in una poesia giovanile, c'è mia quegli occhiali, in una poesia giovanile, se il corpo geme, questa è la poesia giovanile, se il corpo geme, l'anima latra e bestemmia, ne sa più correre gli oceani penombrati, scusate perché non ci vedo, ne sa più ritrovare nelle cose di terra la nota sonante che arriva a percuoterti il cuore. La nota sonante è il sublimine. Ora, quando noi avemmo questa poesia, io non avevo manco iniziato a ragionare su questo e sostanzialmente non sapevamo che era il sublimine, però poi è venuto evidente dagli studi di Cassola, che io non ho fatto attraverso i racconti di Cassola che non raccontava, ma attraverso i testi di Cassola. Quindi i testi di Cassola, questo è un libro fatto sui testi di Cassola. Però io volevo dire, per partire, chiusa questa prima apertura, volevo dire, magari qualcuno lo saprà già, ma insomma ripetere, da dove veniva Cassola, perché la famiglia, di che famiglia era, perché secondo me non è irrilevante nel percorso cassoliano. Allora, Cassola veniva da una famiglia borghese, che io aggiungo, a cui aggiungo questo aggettivo illustre, borghese illustre perché il nonno, Carlo Cassola, era un giudice, dice illustre perché giudice, no, era un duumviro a Brescia. Ricordate la Leonessa d'Italia, Brescia, quindi le 10 giornate, no? Il comandante era Tito Speri, però Carlo Cassola era il primo dei duumviri. L'altro duumviro, me lo sono andato a cercare,
era un ingegnere, contratti, di cui io non, al momento non saprei dire di più. Però fu una rivolta significativa nella storia d'Italia, quella di Brescia, perché avvenne, è uno degli episodi più importanti del dopo 48, perché successivo al 48, che fu il famoso 48, tant'è vero che ancora oggi si dice un 48. Beh, quello era il 49, però fu un momento significativo per il percorso patriottico, diciamo. Quindi il nonno era un patriota di rango, no? Capito? Che appartiene alla storia. Era fascista. No, no, non era fascista. No. Non era siamo nel 1849. Allora, il nostro patriottismo è stato poi realizzato dal Partito d'Azione, ovviamente, l'Unità d'Italia, ovviamente da Casa Savoia, in cui il Partito d'Azione ha finito per collaborare. Sono note le due anime del Partito d'Azione, una era Garibaldi e l'altra era Mazzini. Garibaldi finì con allearsi tramite Cavour con la Chiesa, perché con la Chiesa, con la Casa Sabauda, e sostanzialmente l'Italia è stata fatta in una certa maniera. Ovviamente non era l'Italia che voleva Mazzini, perché Mazzini voleva un'Italia unita e repubblicana. Ovviamente l'Italia fu unita ma fu monarchica. Allora, la generazione invece a cui appartiene il padre di Cassola è la generazione post-unitaria, che era una generazione singolare, perché fu la generazione di una borghesia, ovviamente borghesia alta, perché anche lì ovviamente le interpretazioni sul nostro risorgimento possono essere tante, ma è ovvio che non fu proprio un risorgimento di popolo, questo è noto, anche se Gramsci ha lavorato in una certa direzione, ma fu un risorgimento fatto da una borghesia cosciente che poi ha pagato un proprio, quindi degno di rispetto. Ma la generazione successiva, quella post-unitaria, finì per sfociare nel socialismo, perché il socialismo, sempre nel 1898, praticamente fu messo fuori legge in Italia, perché 1998 è data storica, perché a Milano spararono sugli operai, Baba Beccaris, ci fu centinaia di morti, e diciamo la sinistra di allora, che era rappresentata dal Partito Socialista, fu di fatto messa fuori legge. Ora, in quel periodo lì, e qui veniamo a una parentela allargata, ma che non è secondaria anche rispetto poi alla cultura, un tale Campolonghi, che era un deputato socialista, si rifugiò in Francia già nel 98, poi tenne in Italia, poi andò, insomma finì per essere un antifascista che stava in Francia. E è sintomatico che Campolonghi, io l'ho scoperto per caso, non credo che lo sappiano in molti, dico la verità, ma Campolonghi è un'assonanza, è una curiosità, poco di più. Fu presidente della Lega dei diritti dell'uomo in Francia, che era stata già presidente, era stato prima un altro socialista, De Ambris, però sostanzialmente poi successe questa LIDU si chiamava, guarda un po', LIDU, LDU c'aveva una in più, si chiamava LIDU, è un'assonanza sintomatica. Ora, Campolonghi aveva sposato Ernestina, che era, in tanti testi la chiamano Ernestina, vuol dire che affettuosamente era chiamata così, che era una sorella di Garzia, il padre di Cassola, il quale anche lui, laureato in giurisprudenza, aveva finito per essere un caporedattore dell'Avanti, era diventato caporedattore dell'Avanti, e lui era già all'Avanti, quando Bissolati, Leonida Bissolati, nel 1896 ne prese la direzione. Leonida Bissolati è un esponente del Partito Socialista di non poco peso, perché sì, fu espulso nel 1912 perché fondò il Partito Socialista Riformista, ma diciamo, apparteneva sostanzialmente alla logica socialista, perché che non era certo quella bolscevica, cioè il Partito Socialista, con Turati o meno, aveva sempre pensato di collaborare
sulla via riformista, quindi collaborare anche con la borghesia, con la, allora, per esempio Bissolati fu ministro con Sonnino, quindi non era. E insomma, Bissolati, cioè, che c'entra Bissolati? Bissolati, un'altra sorella di Garzia, che quindi era padre di Cassola, che si chiamava Carolina, fu la compagna di Bissolati. Quindi diciamo che Garzia era un socialista, si iscrisse al Partito Socialista, fu capo di redazione dell'Avanti, alla direzione di Bissolati. Con questi collegamenti delle sorelle, una era sposata con Campolonghi, è chiaro che quello che si respirava a casa del Garzia Cassola doveva essere un'area molto socialista. Il figlio Carlo era l'ultimo di 5 fratelli e in realtà arrivò una decina d'anni dopo, dunque 19 anni dopo, il fratello, diciamo, più giovane che io ho conosciuto, che si chiamava Alberto, mi pare, vorrei dire cose belle. Allora, no, si chiama Alberto. Fra l'altro fece anche un'intervista con Alberto, una cassetta, devo averla da qualche parte, io sono disordinato, non l'ho mai trovata, poi non mi è più servita, ma mi doveva servire per una biografia che mi era venuto in mente di fare e che sbagliai forse a non fare a suo tempo perché mancava. Fra l'altro in un'occasione il Garboli mi disse: lei ha fatto qualcosa? Io gli dissi: no, non ho fatto nulla, dovevo dire di sì e avrei fatto, perché allora il Garboli, che è stato il Deus ex machina dei Meridiani, che poi sono usciti dalla Mondadori, e li stava preparando e via discorrendo. Ma chiusa questa parentesi, allora, questo per dire che questa borghesia illustre inevitabilmente aveva preparato, anche se, come racconta lui stesso, l'infanzia, diciamo, di Cassola fu isolata, vuoi perché la madre, che era maestra, Bianchi mi sembra si chiamasse di cognome, aveva sempre insegnato, dice la Treccani a cui ho attinto, aveva sempre insegnato ai figlioli, non avevamo andati a scuola, invece Cassola come l'ultimo andò a scuola dove fra l'altro conobbe abbastanza presto Cancogni, che fu suo compagno di scuola, e dove iniziò questo sodalizio, dove nacque questa scrittura subliminale che io, parlando e cercando di capire con Cancogni, non ho mai capito in realtà quanto fosse un bisogno loro. Il percorso di questo sodalizio, da quello che mi è, io ho cercato di attingere all'unica fonte che avevo quando attinto, che era Cancogni, ma direi una fonte onesta e disposta a raccontarsi. In realtà il loro fu un sodalizio di due giovani che non potevano che inventare al di là della parola questa cosa, perché erano tutti due giovani portati molto ad astrarsi, portati molto, e loro ecco, non so, fu una definizione di Cancogni, erano come dire dei dandy letterari, no? Dandy. Cancogni tanto della sua vita portava il fiocchetto, come si dice, no, la farfallina. Cioè loro si immaginavano come del resto nell'adolescenza, quando ci si immagina un futuro, tutta una serie di cose. Partirono tutte e due dalla poesia, ma già rapidamente, già negli anni 37, Cassola, che era, diciamo, il teorico su certi aspetti su questo loro sodalizio, li addottorò, questa è la parola proprio usata da Cancogni, lo addottorò e lui si fece addottorare, gli sembrava andava bene, che non bisognava più scrivere poesia, ma l'unica scrittura, cioè l'unica maniera di ascoltare il sentimento della vita era la prosa. E da allora, in quell'anno lì, che per loro ritengono che il 36 fu il loro 68, questo per loro detto, quindi non è che c'è niente da prendere altro. Il loro 36 fu il nostro, era il loro 68, perché scoprirono Joyce dei Dublinesi, Joyce del Dedalo, non il Joyce dell'Ulisse che non credo che abbiamo mai letto.
e che non hanno comunque mai amato, che non li interessava. E quindi ecco, diciamo che fin dall'inizio ci fu un approccio diverso, anche al, come dire, tentarono da subito questi due amici una specie di distinguo da tutto quella scrittura che era l'ermetismo, che era la prosa poetica, che era tutta una serie di situazioni. E questo fino a qui ha una sua normalità. Il sodalizio invece nacque in forza di un'amicizia che ha una sua specificità, insomma una sua specificità apprezzabile, e che coniò questo termine. Ora, cos'era questo termine, il sublimine o la sublimanierietà? Il termine in realtà lo dette il Canconi, ma anche lì fu una ricerca, fu diciamo un approccio, la ricerca era dentro di loro, fu un approccio casuale. Canconi ha raccontato, poi l'ha anche detto, l'ha scritto al convegno, anche raccontato, comunque a me me l'ha spiegato, lui stava, non mi ricordo quale intelogia, quale enciclopedia stava guardando, non credo a Treccani, comunque stava guardando un'enciclopedia e scoprì uno psicologo britannico che però lavorava in America, scoprì questo termine che era, in realtà era subliminale, non con la R ma con la L finale, e lui invece dall'inizio lo scrisse sempre con la R, sempre con la R è rimasto. In realtà questo psicologo si chiamava Meyer ed era uno psicologo che secondo Canconi ha anticipato Freud, perché lui è lo scopritore della psicanalisi, non Freud. Freud l'ha semplicemente, come dire, svolta, approntata, spiegata. Ma lui ha spiegato che sotto questa soglia, noi abbiamo dentro di noi, quindi sotto la soglia dell'io, abbiamo un'oscurità, una notte, che ovviamente per Meyer era un buio, una notte, per loro invece c'era la luce, c'era il giorno. In cosa consisteva quindi questa questione? Consisteva nello scoprire il sentimento della vita, nel leggere, direi, nelle cose il sentimento della vita. Ora io riduco in pillole per la brevità, se no dovrei fare citazioni, perché non è che sono il loro. Allora, la necessità partiva dal fatto che per Cassola, ma anche per Canconi, non era tanto, come dire, la tecnica della scrittura, quanto riuscire a, come dire, a bagnare, ecco, se si può dire questa parola, la tecnica della scrittura del sentimento. Cioè la scrittura per loro era sentimento, prima che altre caratteristiche. Quindi questo sentimento da portare alla scrittura però poi in realtà si è realizzato in due maniere completamente diverse, che io non ho approfondito lì nel mio saggio, non è rilevante come altre cose, come non parlo ovviamente della famiglia, di niente, però c'erano degli elementi di differenza che poi hanno costruito dei prodotti completamente differenti. Ma veniamo a Cassola, che qui si interessa. Cassola sostanzialmente Nel portare il sentimento della poesia aveva la sua subliminarità, che lui peraltro ha spiegato, no? Il suo film dell'impossibile, lui l'ha spiegato, per cui io non lo sto a rispiegare, l'ha spiegato in un'edizione in Audi del 63 della Visita, lui spiega il film dell'impossibile. Ma in realtà quello che racconta Cassola, lui racconta l'infinito, infatti io ho chiamato Cassola la letteratura dell'infinito, anche se il Canconi mi disse ma sì, l'infinito era un termine che abbiamo adoperato tanto io e Carlo, poi ci è venuto a noia e abbiamo smesso. E io invece l'ho lasciato, anche se loro gli era venuto a noia giustamente, ma l'ho lasciato perché la letteratura per me, ovviamente il mio modo di vedere, la scrittura di Cassola mirava proprio a raccontare l'infinito. Ma Garboli peraltro in un suo intervento del secondo convegno con un'intuizione di, secondo me, di alto livello, che io non condivido, ma comunque di alto livello, perché lui mirava a dare un taglio, una caratteristica a Cassola specifica, parlò che il mondo di Cassola, che Cassola parlava di un mondo di morti,
e anzi precisò che questa doveva essere la caratteristica, il timbro. Cassola doveva rimanere la letteratura del Novecento perché era l'unico che aveva parlato, la sua capacità era di parlare di un mondo di morti. E questo fu un contributo che ancora agli atti portato al secondo convegno. Ora, in realtà, io nel mio saggio mi faccio un distinguo da questo, perché pur riconoscendo a Garboli, che ovviamente di cui io, come dire, non rappresento nulla, dopo che Garboli è uno dei maggiori critici che abbiamo avuto, ma allora lui con tutto, non sono riuscito a concepire questa realtà. Però qual era la verità? La verità era a metà fra, o meglio, era più da Pampaloni, in suo precedente studi famosi, aveva parlato di nascita della memoria in Cassola. Allora, questa nascita della memoria, finisco con questo per spiegare, cioè per dare in sintesi. Questa nascita della memoria, il mondo dei morti, hanno un collegamento. In realtà Cassola scriveva di un quotidiano, non aveva azione, non c'era azione nella scrittura di Cassola. Cassola scriveva dell'esistente. I personaggi di Cassola erano pura esistenza, che però si muoveva, ma lui la leggeva con quello che aveva dietro. Cioè, per spiegarmi, voglio dire, se noi vediamo un quadro di Morandi e poi le bottiglie di Morandi, sono bottiglie, no? Sono cose morte, ferme lì. In realtà hanno una loro vita, no? Le bottiglie di Morandi. Allora, questo è il sentimento della vita che Morandi è riuscito a portare. Cassola, nella sua scrittura, che ovviamente è scarna, però cercava di portare questo, e questo, quando è riuscito a farlo, il suo contributo, e sta a metà fra il mondo dei morti e la nascita della memoria. Ora io chiudo qui perché mi rendo conto di non aver illuminato molto su Cassola, ma dicendo solo che comunque lui ha un'unità di percorso fin dall'inizio, perché quello che parte da questa storia degli uomini della Val di Sterza e chiude con la scrittura antimilitarista, quei saggi, sostanzialmente si salda anche come cerchio, ma storicamente, oggettivamente parlando. E chiudo qui, perché però vorremmo che poi, spero, si possa dire due cose. Chiudi. Sì, chiude. No, chiudo perché non la voglio far lunga. Vorrei proprio iniziare da questo discorso sui morti, no? A me mi ha molto colpito quella copertina, che io trovo orribile. La copertina del libro l'avete visto voi fuori, e poi lo vedrete. C'è questo manifestante pacifista che è venuto alla marcia Catania-Comiso, come abbiamo fatto noi nell'83, con questo viso, il teschio, proprio così. Ecco, io lo trovo orribile e capisco perché la gente non l'ha comprato, perché è esattamente il contrario di una, diciamo, di aprire una speranza, eccetera, e così via. Però effettivamente il libro di Cassola, La rivoluzione disarmista, è improntato dalla paura della morte, dal rischio che la guerra, così la possibile guerra, avrebbe distrutto l'umanità. Ed è quello il leitmotiv di tutto il libro della rivoluzione disarmista, proprio questo, il rischio. Lui lo prendeva addirittura da un Robert Young, che io ho conosciuto, un futurologo austriaco molto noto, gli apprendisti stregoni, eccetera, il quale aveva detto: se la politica resta questa, noi non avremo più di 30 anni di vita. Era l'83, quindi praticamente ormai saremmo morti, praticamente tutti, la guerra. Ecco, se non cambia la politica. Ecco, la sensazione di Cassola era che noi effettivamente stavamo andando verso una fine dell'umanità. Ora poi vedremo se quello che diceva allora Cassola è ancora vero, e purtroppo
bisogna dire che è ancora vero, però diciamo in quel momento questa immagine così del teschio, che io credevo gliel'avessero messo, ma quello che mi ha detto Silvano probabilmente l'ha scelto proprio lui, ecco, il libro... Una foto della marcia di Comiso. Sì, è una foto della marcia di Comiso, proprio così, era con noi a marciare in quella marcia, noi non l'abbiamo visto, eravamo 600 persone, quindi non... Ecco, il libro La rivoluzione disarmista parte proprio da questo, cioè un tentativo di dire se non cambiamo politica il mondo sarà distrutto. Non 30 anni, ormai superati i 30 anni, però il rischio c'è. E da cosa parte? Parte da un'analisi, lui ha insegnato storia, nelle storia lettere, praticamente è stato per molti anni insegnante di lettere nei licei, e anzi è interessante vedere la sua tentativo di autonomizzarsi dall'insegnamento per diventare scrittore, e quindi c'era sempre le polemiche con le case editrici perché chiedeva di avere degli anticipi, eccetera, le case editrici non sempre gliele davano, e quindi per molto tempo, e quindi insegnava anche storia, ecco. E lui parte da tre rivoluzioni che ci sono state appunto nel mondo e che tutte e tre avevano degli obiettivi molto importanti: la rivoluzione cristiana, che avrebbe voluto costruire un mondo d'amore, poi la rivoluzione francese, che voleva superare l'autoritarismo e libertà, fraternità, egalità, i tre obiettivi, eccetera, voleva superare l'autoritarismo, e la rivoluzione russa, che voleva creare un mondo socialista, ma un mondo socialista unito, praticamente la... diciamo il proletariato unito, mondo superando le nazioni, superando le divisioni chiuse. Ecco, dice, tu parlando di queste rivoluzioni, dice Cassola, praticamente sono tutte rivoluzioni incompiute, gli obiettivi che si erano posti sono falliti miseramente, perché il cristianesimo si è alleato con Costantino, è accettato, mentre i primi cristiani erano obiettori di coscienza, rifiutavano di andare nell'esercito, c'è Tertulliano, uno dei santi che è stato ucciso proprio perché si era rifiutato per questo, praticamente rifiutavano l'esercito e la guerra, con Costantino hanno accettato completamente la politica normale, le guerre, eccetera, e così via. La rivoluzione francese è partita da l'uguaglianza e la fraternità, eccetera, con Danton è arrivato a tagliare le teste a tutti i suoi oppositori, quindi è caduta la violenza. La rivoluzione russa lo stesso, praticamente è partito dalla fratellanza universale, popoli uniti, proletariato uniti del mondo, e poi con Stalin è arrivato a concentrarsi sulla Russia e praticamente è fare la divisione tra la Russia e gli altri, e anche lui a tagliare le teste, a mettere nei campi di concentramento tutti i suoi nemici. Quindi praticamente tutti quegli obiettivi che queste tre rivoluzioni avevano cercato di portare avanti sono caduti miseramente, sono incompiuti, li chiama lui. Cioè lui pensa che la rivoluzione disarmista è la quarta rivoluzione, quella che deve effettivamente realizzare questi obiettivi bellissimi di un mondo d'amore, di un mondo di fratellanza, di un mondo di uguaglianza, di libertà, eccetera, che questi, e anche di socialismo, perché Cassola ha fatto parte anche del, credo, di Democrazia Proletaria, appunto in Partito di Sinistra, cioè sostanzialmente tutte queste cose qui doveva essere realizzata attraverso la rivoluzione disarmista. Questa rivoluzione però doveva partire da una cosa: eliminare la guerra e le armi, gli eserciti e le armi. Quindi dice, con le armi e con gli eserciti non si può che fare la guerra. Quindi la prima cosa da fare è eliminare la guerra, i soldati, le armi, e usare questi fondi risparmiati per metterli per il benessere di tutti. Ora, la cosa interessante
E lui dice, se il paese, se l'Italia farà questo, sarà un centro del mondo importante, sarà un passo avanti. Ecco, la cosa importante è che questa idea, che possiamo dire utopica, di Cassola, in realtà c'è stato un paese che l'ha utilizzata, il Costa Rica, nel 1948, e che ha effettivamente creato quella situazione straordinaria per cui il Costa Rica dal 48, nel 48 c'era stata una rivoluzione interna, c'erano state le elezioni, alle elezioni non si sa come mai i risultati elettorali, le cose erano andati in fumo, bruciati, e non si sa chi dei tre contendenti fosse, avesse dato fuoco, così via, e quindi sostanzialmente. E allora i tre contendenti si sono messi a lottare l'uno con l'altro e quindi l'esercito si è diviso tra te, c'è stata una guerra civile. Una guerra civile che ha ucciso oltre 600 persone, 700 persone più vari feriti e così via. E quindi alla fine di questa rivoluzione, quando poi siamo andati alle elezioni, hanno deciso costantemente di eliminare l'esercito. Eliminare l'esercito e quindi tutti i soldi, se trovate anche cose attuali, tutti i soldi vengono dati praticamente per l'istruzione, per creare l'istruzione. I nostri soldati sono i professori, dice un'ambasciatrice attuale, pur l'ambiente, la sistemazione dell'ambiente. E il Costa Rica è diventato uno dei paesi più belli, si è andato a vedere nelle immagini questi laghi, queste montagne, eccetera, così via. Così. E per la felicità, per il benessere delle persone. Difatti ci sono delle indagini sulla felicità dei cittadini e Costa Rica è sempre ai primi livelli, primissimo livello, la gente felicissima. E dal 48 non ha avuto più guerra. È uno dei paesi più ricchi del Centro America e anche del Sud America. Quindi c'è un esempio concreto che questo è possibile e quindi quello che purtroppo l'Italia non ha fatto, diciamo invece noi siamo all'opposto, potremmo dire. Siamo il quinto paese al mondo per spesa al mondo, non nel mondo occidentale, per spesa militare pro capite. Se andate a vedere siamo il decimo o l'undicesimo, però se si va a vedere pro capite siamo il quinto paese. Siamo l'ultimo paese in Europa solamente, ma se si va diciamo così, per le spese per la cultura, siamo il penultimo per le spese per l'istruzione. Siamo un ultimo per quello che diamo per il terzo mondo, per il superamento dei problemi del mondo. Quindi facciamo schifo da questo punto di vista. Siamo esattamente all'opposto del Comiso. E noi abbiamo vinto la battaglia di Comiso, però a 19 km da Comiso hanno messo un impianto, il MUOS, che un nostro amico ha scritto un libro, Non Mostro, che il 31 di giugno ci sarà una grossa manifestazione nazionale proprio contro, perché è un impianto che serve a gestire un po' tutte le armi, soprattutto gli aerei senza guidatori, i droni o tutte le perché c'ha 10 volte una capacità 10 volte superiore a quelli precedenti di velocità informatica, quindi è la patria della nuova informatica. Ora bisogna dire che se ci siamo salvati da quella distruzione che temeva appunto Cassola, è stato proprio grazie alle lotte che abbiamo fatto, non solo noi, ma a livello mondiale, tutti i gruppi che hanno lottato contro praticamente i missili. Lo stesso Reagan lo dice chiaramente, che quando è arrivato a decidere opzione zero, l'ha fatto prendendo l'opzione chiesta dai movimenti antinucleari. E Gorbaciov, lo dice anche lui, ha accettato l'accordo anche perché sapeva che c'era grossissimo movimento
non solo a Comiso, in Olanda, in Germania, in Francia, in Inghilterra, in tutto il mondo c'era questa contro questi missili che erano stati messi a Comiso e anche in Olanda. E praticamente i fautori del ricordo sostengono che l'intre, diciamo, l'aver messo questi missili cruise Comiso, praticamente, per cui per esempio Anna Luisa è stata processata per un blocco con 11 donne e sono state praticamente quasi assolte, ed è la prima volta che a livello nazionale si è visto in prima pagina questa notizia, quasi assolte, ed è stato riconosciuto il valore morale, perché sostanzialmente il punto cruciale era l'articolo 11 della Costituzione. Noi abbiamo un articolo 11 della Costituzione, c'è sempre lì, però praticamente i militari l'hanno svuotato, col libro bianco della difesa praticamente ormai non esiste più l'articolo 11, però nella Costituzione c'è. Cioè abbiamo solo riconosciuto, diciamo, la difesa come non possiamo partecipare alle guerre, in realtà abbiamo partecipato a tutte le guerre, continuiamo a partecipare a tutte le guerre fregandocene completamente l'articolo 11. Però lì era cosa nostra, la tesi su loro e delle 12 donne, erano tutte straniere, Anna Luisa, era appunto che sostanzialmente bisognava difendere la pace e in particolare la Costituzione italiana, l'articolo 11, che riconosceva questo diritto, il dovere di non partecipare alle guerre. E i missili di primo colpo, i missili qui sono missili di primo colpo, cosa vuol dire? Che si devono mandare prima di quelli dell'avversario, che volano bassi e non sono facilmente individuabili, quindi si mandano prima, non sono missili di risposta, sono missili di primo colpo e quindi sono di attacco e non di difesa. Tra l'altro l'inventore di questi missili aveva, dopo visti i risultati delle sue missili, è diventato ubriacone per vari anni, poi si è convertito, è diventato un pacifista ed è venuto a combattere con noi a Comiso e così. Ora io non vorrei farla lunga perché vorrei, siccome le 7:30, così diciamo dobbiamo dire. Qual è la situazione attuale? Allora, ecco, l'altra cosa che volevo dire è Costa Rica. Costa Rica ha invitato tutti i nostri amici, più cari amici esperti di difesa popolare non violenta, proprio per educare la popolazione a difendersi con la non violenza. E quindi praticamente non fa la guerra, non ha esercito, però è la difesa popolare non violenta. Prepara il popolo a difendersi e non violente. E questa è un'altra caratteristica. Qual è la situazione attuale? Purtroppo la situazione attuale, dicevo, a Niscemi c'è questo centro che rischia, che rende più facile l'errore. Ecco, gli errori ce ne sono stati vari, tra l'altro durante proprio una delle ragioni che dice, che dà il nostro, quello che sostiene che la lotta è uno studioso di New York che ha studiato appunto i movimenti antinucleari, che sostiene la tesi che sono state le lotte sono state importanti, non le uniche per decidere e arrivare all'accordo e così via. C'era stata una prova, quelle che fanno i militari, l'hanno fatto in libero, non so se la stanno facendo, insomma vogliono far vedere che sono forti, e la fecero vicino alla Russia. In quel momento i russi credettero che volevano invadere e che quindi questa prova fosse. Per fortuna, diciamo, i servizi segreti si accorsero che era solo una prova di forza per far vedere quanto era forte la NATO e così via, e praticamente avvisarono gli americani e questa operazione, diciamo, vicino alla Russia fu chiusa proprio perché rischiava di creare la guerra. Però è venuto fuori dalla storia, e c'è un film in giro, L'uomo che ha salvato il mondo, che il 26 settembre dell'83, quello stesso anno
in cui all'Arche, questo è stato nel novembre, e 3 mesi prima c'era stata un'altra cosa interessante, che un colonnello russo, Petrov, ha visto nel computer che c'erano un missile per un altro missile, 5 missili diretti verso Mosca. Lui il suo dovere era di avvisare i suoi capi e sarebbe scoppiata la guerra mondiale, perché praticamente lui si è reso conto che non poteva essere, che era un errore del computer, e non ha dato, non l'ha avvisato, anzi è stato anche punito, però è stato scoperto dopo e le Nazioni Unite l'hanno premiato e è stato fatto un film su di lui con Kevin Costner, praticamente l'uomo che ha salvato il mondo. E ha dedicato il 26 di settembre alla prevenzione dei conflitti armati. Cioè, ora il MUOS che stanno facendo, che hanno fatto in realtà, che era stato bloccato da tutti i giudici italiani, poi a un certo punto sono riusciti a comprare una corte locale regionale che invece ha dato ragione, e quindi sembra che l'hanno riaperta e ora c'è di nuovo questa manifestazione contro e così via. Ecco, porta, aumenta 10 volte, rende la guerra sempre più tecnologica, sempre più legata ai missili. E siccome i missili, i computer sbagliano, perché sono poco intelligenti, diciamo, sono macchine così, quindi praticamente così, come sbagliano facilmente, quindi il rischio è molto forte. Inoltre, l'altra cosa, sì, scusa? Senta, mi scuso, come lo vede il coreano, quello che sta facendo dei grossi casini? Ma purtroppo un passo davanti. Lui lo vede la televisione. Praticamente. Diciamo, di pazzi ce ne sono parecchi, e quindi sostanzialmente non c'è un pazzo lì, dall'altra parte c'è un altro, e dice se sempre siamo, anche i pazzi fanno parte di questo gioco, che rischiano i rischi di guerra. Tra l'altro, dopo l'accordo che c'è stato tra Reagan e Gorbaciov nell'87, che ha portato allo smantellamento dei missili a Comiskey, ero lì quando sono venuti i russi a controllare che fossero andati via, mi hanno dato anche una medaglia, diciamo, fatta dai missili, così trasformato, che c'era da parte il dollaro, da parte il rubro e così via, insomma, erano venuti a controllare. Dicevo, ecco, quello dopo questo fatto qui, il filo, ogni tanto perdo il filo, comunque quello... La faglia, la storia della faglia che abbiamo trovato. Ah, va bene, sì, no, vabbè, questo è un altro elemento, la faglia è un altro elemento che forse è servita, ecco. E questo può essere interessante per le lotte che stiamo facendo. Cioè, le lotte non sono lotte solo azioni dirette, noi abbiamo fatto un sacco di blocchi, eccetera, e così via, tutte manifestazioni. Però il geologo, il presidente dell'Associazione Geologici Nazionali, praticamente gli aveva detto controllate, fate un controllo del terreno dove stanno mettendo questi missili. E ci ha dato le indicazioni. Lorenzo Porta, che era un nostro collaboratore, che è stato lì come obiettore di coscienza, si era messo proprio, auto-messo nella zona a Comiskey, ha fatto questi casi. Ed è venuto fuori che praticamente quella era una zona altamente sismica, dove da Messina veniva la faglia che aveva creato il terremoto di Messina, che era una zona. Quindi noi mettevamo i missili, e li abbiamo messi per un certo periodo, in una zona altamente sismica. Ecco, questo qui, questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo mandato a Alex, che era al Parlamento Europeo, lui l'ha presentato. Parlamento Europeo, il Parlamento Europeo, prima che venissero messi i missili, questo, ha fatto una richiesta di usare civilmente per un'università, diciamo, mediterranea per uno sviluppo diverso. Questa era la nostra proposta, che sta attualmente ritornando, non so se sarà possibile, comunque sarebbe
importante, diciamo, che si creasse questa università, perché c'è la parte che abbiamo salvato della civile, perché c'è una parte ancora militare dove erano i missili, che però è tutto in disastro, ma ogni tanto pensano di risistemarla per rimettere in funzione. L'altra parte civile è stata data alla regione e poi che era data in comune, ma viene quasi inutilizzata, tranne l'aeroporto, e quindi sarebbe importante se si riuscisse a creare, c'è un progetto legato all'UNESCO, eccetera, vediamo se si riesce a portare avanti. Mi hanno coinvolto anche me in questo progetto, in qualche anno, di avere un'università. Ecco, il Parlamento europeo votò contro questo. Ecco, e questi dai 100.000 testate che c'erano allora, praticamente prima dell'accordo, siamo arrivati a 20.000, però 2.000 di queste sono, diciamo, all'ordine dei capi degli stati e che possono essere spedite in 15 minuti dall'ordine. Quindi siamo tutto, e queste sono molto, ma molto superiori al valore di quelle di Hiroshima e Nagasaki. Quindi il mondo è sempre e sempre praticamente sotto un rischio nucleare. Da questo punto di vista devo dire che i nostri amici della Lega per il Disarmo, il nuovo segretario, che in realtà con la Lega per il Disarmo Unilaterale era stato praticamente quasi unico, però ha creato una coalizione di organizzazioni disarmiste esigenti, dall'appello di Essel. Essel è questo francese così molto noto, è quello che ha dato vita agli indignati, siamo il 90%, diciamo, bloccare Wall Street, insomma, questi movimenti qua, eccetera. Ecco, hanno preso questo appello, l'ultimo libro di Essel con Jacquard, esigete il disarmo in Iraq, e hanno creato tutta una coalizione di italiani e stranieri e così via. Attraverso l'ICAM sono riusciti ad avere l'accordo di tutti i paesi antinucleari, non nucleari. Cioè, sapete che esiste un trattato di non proliferazione. Il trattato di non proliferazione prevede che i paesi nucleari dovrebbero disarmare a poca volta e gli altri non dovrebbero mettere i missili. E quindi, però i paesi nucleari cercano di non far mettere i missili, poi qualcuno ci è riuscito, l'India e il Bangladesh ci sono riusciti comunque a metterli e così via. Cercano gli altri, ma loro non fanno nulla per il disarmo, tanto che si stanno opponendo concretamente l'Italia bischera, scusate il termine, ecco. Perché al momento in cui alle Nazioni Unite hanno discusso questo qui, il rappresentante italiano ha votato sì, bene, facciamo, mettiamo a missili, gli hanno detto gli italiani, ministro, oh, ma sei matto, tu hai votato, ma noi facciamo parte della NATO, l'America ci dice invece che dobbiamo votare, no, eccetera. E quindi stanno cercando di opporsi a questo accordo che sta venendo fuori, però a livello politico sostanzialmente la maggioranza è contro di loro, perché tutti i paesi non nucleari con le organizzazioni non governative sono coalizzate e a maggioranza sia a Parigi per il blocco della distruzione dell'Italia, del mondo attraverso gli ambienti, i problemi che stanno rovinando, sia a Ginevra, alle Nazioni Unite di Ginevra, a lunga discussione, sia il Parlamento europeo e anche le prime discussioni alle Nazioni Unite, la maggioranza va contro di loro. E quindi sostanzialmente l'Italia ha fatto la figura cretina, cioè dice si è addormentato, eccetera, ma ha sbagliato, noi siamo per il no, quindi non vuol partecipare a questo incontro. Io spero, e il Movimento, diciamo così, l'ICAN, questa campagna internazionale, diciamo, è abbastanza forte e spero che riesca. La cosa interessante è che l'unico cambiamento reale a livello politico, poi chiudo, l'unico cambiamento reale a livello politico generale
è stata grazie a un'altra campagna, la campagna contro le mine antiuomo. Praticamente la campagna contro le mine antiuomo sono riuscite, è cominciata anche lì dall'organizzazione governativa a livello mondiale, si sono unite e hanno, inizialmente avevano solo 4 paesi a favore loro, il Sudafrica di Nelson Mandela, mi pare l'Olanda, la Svezia, 4 paesi. Poi a poco bisogna dire che in quel momento la sottosegretaria agli esteri, la Toia, era nostra amica. Noi facevamo parte della rete per la prevenzione dei conflitti armati e praticamente lei appoggiò, l'Italia appoggiò questo. E noi eravamo più interessati alle mine antiuomo perché la Valsel le facevamo quasi tutte noi, eravamo, e in realtà sono state chiuse. Grazie. Ora è sempre, sono le battaglie vinte, noi riusciamo a vincere le battaglie con le guerre, perché chiaramente quelle stesse industrie poi chiudono quelle in Italia e le vanno a aprire nei paesi del terzo mondo, quindi non dobbiamo illudere, tanto più che a livello mondiale chi comanda sono praticamente le 200 cose. Vi racconto una storia che mi hanno raccontato e che mi ha molto colpito, cioè ci sono 200 industrie multinazionali che comandano tutto il mondo, che addirittura riescono a far condannare attraverso un tribunale pagato in gran parte da loro, riescono a far condannare il Canada e la Germania. La Germania per aver deciso di chiudere le centrali nucleari e fare il solare, è stata condannata terribilmente, non so quanto, eccetera, perché due ditte che avevano investito in Germania per costruire centrali nucleari non hanno accettato questa decisione, hanno fatto un processo e l'hanno vinto loro, perché il tribunale è finanziato da loro. C'è un libro bellissimo di un nostro amico Matteo Bortolon, che non vedo, comunque, che fa parte della fucina, la gabbia dei trattati. Cioè noi, queste multinazionali sono riuscite a far firmare questi trattati a livello generale, volevano estenderlo anche le cose eccetera, e quindi siamo schiavi di queste, siamo in mano a queste cose. Vi racconto questa storia che mi ha molto colpito. Giovannotti, sapete, il cantante che si definisce pacifista, era stato invitato all'incontro di queste multinazionali a Davos. Questi hanno ogni tanto i loro incontri, eccetera. E lui è andato lì tutto contento, ha cantato le sue canzoni pacifiste, eccetera, e così via, eccetera. Naturalmente l'hanno pagato anche bene, quindi tutto contento, ha fatto anche, dice come sono bravi questi industriali, eccetera. Però c'è una cosa che dice in un video che gira anche questo in YouTube, che dice che mi ha molto colpito. Alla fine del raccontare questa storia chiede: ma come mai avete invitato me cantante e non avete invitato nessun politico? E questi gli dicono: guardi, un tempo noi lo invitavamo, ma mai abbiamo visto che non c'è bisogno, noi decidiamo e loro, i politici, fanno quello che noi vogliamo. Ecco, questa è esattamente la situazione in cui è la politica attuale. Quindi se non c'è un risveglio di base reale, se non c'è una coscienza, se non c'è anche ora, se non c'è ora, io mi auguro che Moreno farebbe bene a far girare il suo volantino, c'è un po' per il 20, è prevista a Firenze un momento finalmente contro il razzismo, per la pace e così via. Se ce l'hai i volantini? I volantini sono usciti. Bisogna dire. Piazza, allora dillo, vai. Dillo un attimo. Sì. Quella a Roma? No, è a Firenze. No. Questa è a Firenze. Ma c'è anche a Roma? No. Sì, c'è anche a Roma. Milano. Sì. So che c'è a Roma. No, a Milano c'è un'iniziativa il 20 contro i muri, che era stata indetta prima dall'amministrazione comunale, ma poi un po' è stata rettificata. Ti puoi alzare un attimo? A Roma, Che le associazioni... No, a Roma il 20
No, c'è qualcosa anche lì, ma è più limitata praticamente. No, le associazioni romane hanno aderito a quella di Milano. C'è anche a Roma la dimostrazione di queste cose. C'è anche a Roma il 20 di questo mese. Sì. Il 20 di questo mese c'è anche a Roma. Sì, c'è qualcosa darci, anche però. A Roma. Sui diritti però un popolo tipo di diritti vita. Limitati. Popolo della vita. Popolo della vita forse era già no, no, vabbè, comunque della vita, parla di quella c'è un termine un po' equivoco, visto che noi come cucina abbiamo addirittura quella di Firenze. No, il movimento per la vita è un'altra cosa, quindi non lo so, non so se è proprio la stessa cosa. Ecco, scusate. No, ma io non credo, insomma, questo è un altro discorso, cominciamo a polemizzare su questo. Perché ora alle 7:30 dobbiamo chiudere. Sì, no, rapidamente. Allora, come Comitato Fermiamo la Guerra di Firenze, si è lanciato questa idea di preparare con una serie di contatti un'iniziativa che avesse al centro un tentativo, una tappa per rilanciare il movimento pacifista, con al centro però un discorso che si collegasse anche ad altri aspetti, cioè al discorso dell'antirazzismo, al discorso dell'ambiente, che diventa una questione essenziale anche riguardo alle guerre, perché parecchie poi sono legate anche a situazioni ambientali, al discorso dei diritti umani, sociali e politici più in generale. A questa iniziativa, per cui ha aderito anche la Fucina della Non Violenza, hanno aderito oltre 50 gruppi, associazioni, a partire da quelle grandi come CGL e ARCI, fino a gruppi piccoli, a realtà di base, eccetera. L'iniziativa sarà un intero pomeriggio dalle 16 alle 20 in Piazza Santo Spirito, in cui ci saranno anche canzoni, cioè momenti di intrattenimento e prese di posizione sui temi da usciamo dalla NATO al discorso del disarmo atomico che viene portato avanti a livello mondiale, al discorso sul razzismo che è un momento essenziale attualmente, e sulla manifestazione di Milano c'è questo punto che una serie di associazioni a partire da Emergency ad altre hanno aderito però con una piattaforma un po' diversa, perché hanno inserito in questa piattaforma che era un po' generica, quella lanciata dall'amministrazione, ci hanno inserito due punti precisi, che sono il no ai decreti Minniti Orlando, che sono una limitazione dei diritti dei richiedenti d'asilo e un potere ai sindaci di buttare fuori gli emarginati, eccetera, in nome del decoro della città. Quindi sono due cose che, allora, senza queste cose diventa un po' equivoco il discorso sul no ai muri. No ai muri è anche dire no a questi decreti e dire no, per esempio, alla proposta di legge sulla difesa, sulla possibilità di sparare, questa licenza di uccidere che è stata data, che viene data, ancora non è stata approvata, si spera che non venga approvata, ma questa estensione del diritto alla legittima difesa, che è una cosa anche questa molto grave, e fra l'altro si legano le cose, no? Più armi ci sono in giro, sia a livello degli stati, più armi ci sono in giro a livello delle persone, aumentano i rischi per tutti. Quindi questo è l'appello, è di essere Piazza Santo Spirito, che comunque dovrebbe essere una tappa per la ricostruzione di un movimento pacifista che sappia incidere, come seppe, insomma, manifestarsi anche visibilmente agli inizi degli anni 2000, no? Con la manifestazione a conclusione del Social Forum, eccetera. Questo è un pochino in sintesi quanto... Vabbè, io credo che si possa chiudere. Grazie. Qua. Io credo che o c'è realmente un risveglio della gente e c'è, se va avanti questa alleanza tra le organizzazioni e, diciamo, la popolazione, e se si educa le persone alla non violenza, purtroppo devo dire che la gente è pochissimo educata, tutti sono convinti che la non violenza sia una passività. Anche questo lo vedo nelle scuole, lo vedo agli obiettori, no, ai servizi civilisti, lo vedo in tutte le volte che faccio dei giochi di posizione. La guerra dice sì, ma se uso la violenza io devo rispondere, se non sono un vigliacco. E quindi c'è un'esaltazione alla violenza, sia pur di difesa, ma c'è esaltazione. E quindi da questo c'è Teresa della Fucina. No, sì, volevo dire che sono rimasta colpita da... Buonasera.
ciao Ale, bentornata. Sono rimasta molto colpita dall'emozione che ti ha suscitato l'immagine della copertina del libro di Cassola, che invece io vedo come immagine di rinascita, perché il teschio, tra l'altro, in molte tribù indigene ha il significato proprio della morte unita alla rinascita. Per cui io vedo in questo messaggio di Cassola, cioè là, come dire, un messaggio che trasmette lo spogliarsi di maschere che noi indossiamo, no, quotidianamente, perché è la maschera del potere, la maschera della sopraffazione, la maschera delle armi che indossiamo, cioè con la violenza, no? E allora io vedo proprio, sarà che io faccio questo, cioè mi occupo più di psicologia che di sociologia, ma è vero, io vedo proprio in lui questo fatto, anche perché come si può pensare, cioè, di disarmare le persone se non si fa prima un disarmo interiore? Cioè, allora io credo che il messaggio profondo, quando poi tu parlavi di questa cosa dello scrittore, cioè di Cassola come qualcuno che ha parlato della morte, ma forse Cassola voleva parlare delle generazioni, della trasmissione generazionale, di quanto i nostri antenati, di quanto le guerre che ci sono state, le violenze, cioè, hanno trasmesso qualcosa che ci appartiene. Forse questo voleva parlare, di questo voleva parlare. Cassola ha sempre detto, sì, lui vuole parlare della vita, io l'ho detto. Per cui ecco, questo mi sembra, anzi, mi sembra proprio un messaggio di rinascita, un messaggio di grande, e di spogliarsi finalmente, questa possibilità di spogliarsi di questi strumenti, di queste maschere che indossiamo perché noi fondamentalmente siamo fragili, abbiamo paura. E questo è un po' quello, grazie, che mi è arrivato. Grazie a voi. Io credo che si possa chiudere qui, proprio perché per esigenze del gestore lui deve chiudere assolutamente, eccetera, alle 7:30. Se avete il tempo, comprate questi, sono 10 euro, c'è insieme il libro di Cassola e la mia recensione aggiornamento. E sono poi legati. Abbiamo un momento conviviale veloce, se un dolce avanti poco. Accidenti, c'è l'aggiunta anche del... Allora... 5 minuti.